Ciao amici, sono Matteo Fari, benvenuti all'interno di questo nuovo e fantastico e magico video. Siamo all'interno del mondo di Minecraft, siamo in un villaggio di questi fantastici villager con il nasone più lungo del mio naso. E fidatevi che ce ne vuole ad avere il naso più lungo del mio. E abbiamo una missione importantissima, dobbiamo riuscire a trovare il verme stone, il worm stone, lo stone worm, il verme di pietra, la roccia che è questo nuovo fantastico verme fatto da dei blocchi di pietra che si nasconde e si mimetizza nelle caverne, che è stato aggiunto da una mod uscita pochissimo tempo fa. Non sappiamo nulla su questo verme, sappiamo che si mimetizza nelle caverne, sappiamo che ha dei pezzi di minerali nascosti sul corpo in modo che o li rompiamo e ci dà dei minerali, oppure si nasconde, non lo vediamo perché pensiamo siamo dei minerali, cioè vabbè, il carbone ce l'abbiamo, il ferro ce l'abbiamo, non andiamo da quella parte dove c'è il ferro e il carbone. E in realtà quel blocco di ferro, quel blocco di carbone è un verme fatto di... è una cosa stranissima, ok? Però sì, raga, dobbiamo partire in questa fantastica e bellissima missione. Riusciremo a completarla? Non lo so, speriamo di sì. Quindi raga, un mi piace, un supporto per completare questa missione. Mi raccomando, non ve lo scordate. Arriviamo a 3000 mi piace e vai subito con la sigla. Ok raga, allora per iniziare questo zombie lo andiamo ad uccidere, basta che non ci uccida lui, ci ha già dato fuoco. Ok, puoi morire per favore brutto zombie, puoi morire per favore, puoi bruciare al sole caro zombie, eh. Dobbiamo cercare un bellissimo verme noi, ok, perfetto. Iniziamo a prendere velocissimamente un po' di legno, così ci facciamo una bella piccottella e andiamo subito in caverna. Perché facciamo un bel piccone? Facciamo un piccone perché questi brutti villager dal nasone lungo ci hanno detto che il punto debole di questo verme è un piccone. Ok, oggettivamente è un verme di pietra, quindi con la spada, cioè la spezziamo la spada se lo colpiamo. Con il piccone potrebbe essere la soluzione giusta, e infatti è quello che andremo a fare. Andiamo un attimo dal farro per... dal farro. Andiamo un secondino qui dal fabbro per vedere se c'è qualcosa all'interno della chest. Non so, qualcosina di utile. Non c'è niente, tre mele che ci facciamo bastare e va bene così. Ci prendiamo un po' di grano per fare il pane, anche se non ci basta, ne abbiamo solo due. Un po' di carote per mangiare durante la nostra fantastica e breve avventura. E ok, siamo a posto. Tante carote e tante avventure. Picco di legno fatto, ci prendiamo velocissimamente tre piccolissimi pezzi di pietra, in modo che ci facciamo un piccone di pietra e partiamo subito all'avventura, alla ricerca del verme nasconditore, del verme pietra mimetico che si nasconde e non lo troveremo mai. Allora, è veramente difficile trovare questo verme fantasticissimo. Io direi però per iniziare di andare in una caverna, perché se si nasconde tra le rocce sicuramente in una caverna, come ad esempio questo fantastico buco qui nella pianura, potrebbe servirci. Ok, ad esempio questo blocco qua potrebbe essere un verme in realtà se lo colpiamo. Vediamo un po'. Non è un verme, non è un verme. E non stiamo cercando dei silverfish, stiamo cercando un verme davvero grande, fidatevi. Allora, stiamo per entrare in una zona abbastanza buia, quindi potremmo iniziare a incontrare qualcosa, ma sicuramente c'è qualche verme nascosto se al buio non lo vediamo. Quindi andiamo a prendere un po' di carbone che è qui su questa bellissima caverna, su questa scalinata di pietra, e ci facciamo leggermente qualche torcetta che può sempre servirci, non si sa mai. Ok, torce fatte e iniziamo subito la nostra bellissima avventura alla ricerca del verme. Allora, caro verme, dove ti sei nascosto? Sei un leggendario verme? Sei un verme così comune che ce ne sono tanti? Non lo sappiamo. Sappiamo solamente che sei un verme fatto di pietra, un verme che si nasconde in mezzo alla pietra, un verme che potrebbe farci saltare in aria da un momento all'altro perché ci farà spaventare, perché apparirà dal nulla. Vediamo, quello è un verme, ok, quello è uno scheletro e non mi piace affatto il fatto che lì ci sia uno scheletro e qui ci sia della lava. Non mi piace affatto, io direi che andrei oltre, più lontano del mondo. Ah, speravo che dopo la mia avventura con la terra fosse finita la cosa di scavare su Minecraft, invece sono ancora qui a scavare per cercare di trovare un'altra cosa sotto terra. Questa volta non sarà la dirt, non sarà la terra, ma è un verme fatto di pietra. Ogni giorno sempre cose più belle. Ok, scheletro, non spararmi ora perché altrimenti potrei spararti una parolaccia contro. E le parolacce non si dicono. Ok, perfetto. Ponte fatto. E quanta...
vabbè, raga, ma quanta roba c'è qua? Abbiamo trovato una mega cavernona. Potrebbe anche non essere in caverna, dentro questa caverna, questo brutto vermaccio. E invece, guardate dove tocca andare. Dallo scheletro, che come sempre inizia a colpirmi. Non ho neanche l'armatura. E io... Due scheletri! Ma stiamo scherzando? Ci muoio qui con due scheletri. Ci muoio! Via! Via subito! Acqua! Via scheletri! Cattivi scheletri! Cattivissimi gli scheletri! Due addirittura... Non uno... Due, rimanete lassù e non scendete mai più. Mai più. Nel frattempo ci mangiamo un po' di carote, perché la nostra vita non è messa molto molto bene, ecco. E continuiamo la nostra esplorazione. Cos'era sto rumore? Ho sentito un rumore strano. Raga? Cos'è sta roba? Ah, ah, cos'è? Via, via il verme, è il verme. È il verme, l'ho trovato. L'ho trovato. Mi ha fatto una... Come faccio a non farlo salire? Non salire, non salire. Ah, 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 è il verme di pietra. È il verme di pietra, è lui. Vuole salire la cascata. Guarda come si era nascosto in mezzo alla pietra. Guardalo. Pensavi, che avrei spaccato il tuo blocco di ferro e per prendere un lingotto. Invece no, non l'ho fatto. Perché, cioè, ti ho visto prima, oggettivamente. Ma cosa sta facendo, raga? Sta ballando in acqua, cioè, sembra un pesce, sembra un Magikarp. Cos'è? Un Onix che cerca di nuotare. Che cos'è? Ma secondo voi mi fa tanto danno? Cioè, ora l'abbiamo trovato, no? Ma secondo voi mi fa tanto danno questo strano coso? Andiamo a incontrarlo? Dai, andiamo a incontrarlo. Per quanto sia un verme e sia un po' brutto, io mi prenderei un po' di blocchi, perché non si sa mai, dobbiamo scappare. Questo ci fa 50 di danno a colpo. Noi non possiamo saperlo, quindi ci prendiamo un po' di bellissimi blocchi di cobblestone e poi scendiamo giù belli tranquilli. Ok, allora, caro verme, vorrei fare tanta amicizia con te. Tu per caso sei intenzionato a fare amicizia con me? Non mi sembra, visto che ti stai baciando con un blocco di pietra. Sto scendendo, sono sceso, caro. Ok, tu stai nuotando. Aia, aia, ho un cuore, mi ha levato. Volevo fare amicizia. Ah, se la mettiamo così, allora faccio la missione che i villager mi hanno affidato. Inizierò a picchiettarti con il mio piccone, perché il piccone è il tuo punto debole. Se magari se riuscissi a colpirti potrebbe essere... Senti, cosa fai lì che sei buggato? Vieni qua. Ok, forse non avrei dovuto liberarlo. Ok, sei incastrato per fortuna, perché, cioè, sarebbe stato veramente un casino. No, via, via lì, ti picchietto da qua. Aia, quanto male fai. Colpiscilo. Ok, lo stiamo colpendo, anche lui ci colpisce. Con calma, mangiamo. Intanto non so se si rigenera o cose varie. Ma noi, aia, quanto fa male sto coso. Ok, vai. Oh, sei morto, caro vermicello. Cioè, noi abbiamo fatto un'avventura per trovare un verme nascosto in caverna che ci dà un blocco di co... Neanche il blocco di ferro che ci hai visto per la testa ci è dato. Neanche quello. Ma ce n'è solo uno. No, quello è un creeper. È un brutto creeper. Caro brutto creeper, ti voglio bene. Però con i creeper... Ah, sapete come si affrontano i creeper? In questo... Vabbè, ok. Non c'è più bisogno di spiegarvelo perché è esploso da solo. Ah! Una... Ma quanta roba c'è! Basta! 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 Mi sono spaventato tantissimo. Via, via. Scheletracci brutti, via. Oh, pure i diamanti. Dovremmo esultare in questo momento. Ma quel coso schifoso è un altro verme. Ok, proviamo a vedere se... Ok, tu mi attaccherai tantissimo. Mi attaccherai tantissimo. Ah, sei debole al piccone, eh. Guarda, oh, cosa mi fai? Mi salti in testa. Stai buono, accuccia. Accuccia, brutto verme di pietra. Accuccia. Dammi il tuo ferro. Accuccia. Giù, giù. Ho detto giù, giù, non azzardarti a... Oh, vedi, mo' il carbone ci ha dato sempre cose più carine. Però, cioè, cobblestone e un pezzo di carbone ci ha dato. E ora sapete che facciamo? Torniamo dai brutti villager e andiamo a dirgli: guardate che quel famigerato verme di cui tanto parlate ci ha dato semplicemente un blocco di carbone e due blocchi di cobblestone. Quindi la prossima volta non chiamatemi per andare a caccia di vermi brutti, ma chiamate qualcun altro, perché io non spreco 20 minuti del mio tempo per un pezzo di carbone che posso trovare in quantità industriali qui, e un pezzo di cobblestone che posso trovare in quantità industriali in tutto il mondo di Minecraft. Quindi, cari villager con il naso gigante, tenete, questo è il vostro bottino. Tieni, te lo metto qua, anzi ti rompo tutto quanto il tuo campo di patate e ti ci metto tutto quanto quello che mi hai chiesto. Tieni, questo, questo e questo sopra. E da Matteo Fire è tutto e ciao. Ciao villager. Quindi raga, per questo video è tutto. Spero che questa mod del verme vi sia piaciuta.
In teoria c'era scritto che era raro trovare i vermi, ma ne abbiamo trovati due nella stessa caverna. E fanno anche abbastanza male come vermi, sono belli cattivi e aggressivi. Ma con un bel piccone si trovano molto bene, non fanno più rumore, non fanno neanche danno. Anzi, vi regalano pure un blocco di cobblestone, quanto sono gentili. Niente raga, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, vi ricordo di lasciare un bellissimo mi piace a questo video, che è gratis, e che oggi alle ore 15:30 è uscito un altro video sul canale. Quindi se volete andare a vederlo potete andare sul canale e cliccare sul video di oggi. Quanti video sto caricando ultimamente? Cioè troppi, vi sto avviziando troppo. E niente raga, iscrivetevi se ancora non fosse iscritti per non perdere i prossimi video. Seguitemi su Instagram che è molto importante. Intanto carico foto, carico storie, annunci e spoiler per i video. E niente raga, da Matteo Ferre è tutto. Io vi saluto, linea allo studio.